più grande opera di land art al mondo. Il fascino sta proprio nella valorizzazione di un ingrediente. È un pezzo di storia più importante del quadro stesso. La parola d'ordine deve essere conservare, conservare, conservare. Il riconoscimento prestigioso è arrivato niente di meno che dall'autorevole quotidiano britannico Daily Telegraph. La Sicilia, lo scrive il giornale pubblicato a Londra, è infatti l'isola più bella del Mar Mediterraneo, più affascinante di Santorini, più attraente di Ibiza, più godibile di Malta. Il merito, naturalmente, anche del nostro clima e del nostro mare. La riserva dello Zingaro, l'arcipelago delle Eolie, Scala dei Turchi, l'isola dei Conigli a Lampedusa, le spiagge ragusane. Un elenco infinito di un tesoro paesaggistico unico, per non parlare dei borghi più nascosti come Gange e Sperlinga o delle Glamour, Taormina e Cefalù. Per il Telegraph, che ha preso in considerazione 28 parametri, la Sicilia resta il regno dell'enogastronomia. I vini dell'Etna, lo street food palermitano, i ristoranti stellati, le granite e la pasticceria. Decisivi per la classifica anche l'ospitalità e il patrimonio artistico. Agrigento, la sua Valle dei Templi, i tesori di Siracusa, i mosaici di Piazza Armerina, i musei e le chiese. Insomma, la Sicilia, viaggio ideale, dicono a Londra, per chi vuole godersi davvero il Mar Mediterraneo. Il Tempio della Concordia e non solo, è il parco archeologico e paesaggistico più esteso al mondo, quello della Valle dei Templi di Agrigento con i suoi 1300 ettari e un repertorio millenario di arte e bellezza. Un'area riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, dove gli scavi non si fermano come quelli che stanno riportando alla luce il teatro ellenistico e che è diventata il cuore di un nuovo itinerario studiato per i viaggiatori, quello della Costa del Mito, che abbraccia altre tre aree archeologiche, quella di Selinunte con i suoi 5 km di itinerari, quella dell'antica città di Gela con l'acropoli e le mura Timoleontee di Caposoprano, ultima traccia della polis greca distrutta nel 282 a.C., ed Eraclea Minoa con il suggestivo teatro greco proteso verso il mare. Una storia lunga oltre 3.000 anni, quella della Costa del Mito, e che attraversa anche centri abitati, come Sambuca di Sicilia e Sutera, inserite nel circuito dei borghi più belli d'Italia, e parte della Magna Via Francigena che collegava Palermo ad Agrigento. Arte, storia, paesaggio nell'area della Sicilia centro-meridionale sulle tracce degli antichi sicani, e con un occhio di riguardo per la biodiversità, di zone naturalistiche uniche al mondo come le falesie di Marna Bianca, picco sul mare della famosa Scala dei Turchi di Rialmonte, che ha la forma di una scalinata scolpita dalle onde e dal vento, un angolo di paradiso naturale sottoposto a vincolo paesaggistico, come gli scenari incontaminati della riserva della foce del fiume Platani, 150 km di spiagge da Selinunte a Gela, un itinerario di esperienze tra archeologia, natura e paesaggio. Io mi chiamo Ruggero Moncada e sono nato in un palazzo che era di mia nonna e del fratello di mio nonno, e quando morirò sarà di 80 persone.
Il cliché è quello classico, quello dell'ultimo Gattopardo. In realtà Ruggero Moncada di Paternò è un gran personaggio con una missione tutt'altro che decadente: far vivere Palazzo Biscari a Catania, quello che è forse il capolavoro fra i palazzi nobiliari siciliani. Le stanze di questo palazzo sono difficilissime da contare, perché è un ingarbuglio che viene costruito nel giro di un secolo da tre principi e dei tre architetti, quindi è sfalsato su più piani. Certe parti che non sono nostre, io non l'ho mai viste nella mia vita, le abbiamo stimate circa 600. Palazzo Biscari è un tesoro che contiene molti altri tesori. Al suo interno, un pezzo unico è la scala rococò, che simula l'effetto di un'onda. Una scala esterna sulla strada consentiva all'amante del principe di arrivare nell'appartamento del marito. Una scala interna consentiva a una signorina di scendere qualora la moglie fosse salita dalla propria scala. Entrando, il dio che vi accoglie non è Giove, ma è Vulcano che piglia mezza cupola. Poi Ciclope, Aci e Galatea, tutti gli dei sono ammassati, Cerere, siciliana ma non catanese, è più importante dagli altri, ma meno dei catanesi. Sta dicendo prima i catanesi, poi i siciliani, poi il resto del mondo. La cosa più divertente di tutto questo ciclo di affreschi è la signora con le ali di pipistrello, perché è l'incubo. Probabilmente è stato il principe Ignazio a dire a Matteo Desiderato il pittore: fai la faccia di mia suocera Rosa, che è un incubo e non la sopporto. Il problema di un edificio del genere in mano a privati è quello di riuscire a renderne sostenibile il mantenimento. Cerco di farlo funzionare. Matrimoni, visite, film, pubblicità. Difficile scendere in miniera ogni giorno. Io ho avuto la fortuna di nascere in un palazzo come questo e indossarlo come una giacca ogni mattina. Molte volte la storia è andata a impigliarsi a Palazzo Biscari. L'ultima forse fu quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, il comando alleato stabilì la sua sede proprio qui, con il grande salone trasformato in campo da tennis. Nel salone da ballo vengono fatte delle righe, messa una rete al centro, e il buco che si trova nella pancia della principessa non sarà mai riparato, perché è un pezzo di storia più importante del quadro stesso. Una pallata da tennis. Chiamano la Perla Nera per la sua origine vulcanica, crocevia di importanti scambi prima per i Fenici, poi per i Romani e gli Arabi. Siamo nel cuore del Mar Mediterraneo, a 70 km dalla Tunisia, a 85 km dall'Italia. L'isola siciliana di Pantelleria è una terra di contrasti, di coste aspre e particolari terrazzamenti, nati per mano dell'uomo che ne ha modellato il paesaggio, basandosi su tecniche rurali antichissime. Si chiama vite ad alberello la tradizione che sull'isola si pratica da secoli, la prima pratica agricola a essere iscritta dal 2014 nel registro dell'UNESCO dei beni immateriali dell'umanità. I contadini scavano nel terreno buche profonde circa 20 centimetri. Sono conche in cui il vigneto assume la forma di piccoli alberelli. Questa procedura ingegnosa e faticosa consente di sfruttare al meglio la poca acqua presente nel terreno e al tempo stesso ripara le piccole vigne dal vento. L'alberello è la forma di allevamento più antica e diffusa al mondo. La particolarità dell'alberello di Pantelleria è quella di essere allevato all'interno di una conca, una culla che accogliesse la vite, quindi una protezione dai venti e una risorsa idrica in sé.
La tecnica di coltivazione introdotta dai Fenici è complessa e non prevede l'uso di macchinari fino alla vendemmia che comincia a fine luglio e si può ben diritto definire eroica. Sfida infatti condizioni ambientali estreme legate alla costante presenza dei venti e alla scarsa piovosità, compensata però da una forte umidità. Un atto di rinuncia continua, perché sa, terra generosa va ricambiata con atti d'amore. Le uve Zibibbo ricavate da questi vigneti rappresentano la materia prima per la vinificazione del pregiato passito di Pantelleria. Oggi sull'isola il paesaggio disegnato dalle vigne è il segno di un equilibrio raggiunto con la natura, grazie all'opera dell'uomo, ma anche alla consapevolezza del rispetto dell'ambiente. Il terrazzamento è l'emblema di questa unione che ha poi dato vita alla cultura della lavorazione della pietra, dalla quale sono nati il dammuso, l'abitazione tipica di Pantelleria, e il giardino pantesco. La naturale bellezza dell'isola dal 2016 è anche protetta. L'80% del territorio è stato infatti dichiarato parco nazionale, il primo in Sicilia e il più giovane in Italia. Il compito del parco è proprio questo: riuscire a salvaguardare e nel contempo valorizzare il paesaggio rurale e tutto ciò che lo circonda, dai terrazzamenti alla vite, al cappero, agli agrumi. Avendo avuto due riconoscimenti UNESCO, da una parte la vita d'alberello con la sua pratica agricola, che è un omaggio all'uomo, al contadino, al lavoro sulla terra, dall'altro i moletti a secco, che sono un'altra espressione di un paesaggio rurale dove l'uomo ci ha messo del suo. Per un patrimonio unico da tutelare e valorizzare. Nel quartiere Calza, cuore del centro storico di Palermo, all'ombra del gigantesco ficus macrophylla a Piazza Marina, svetta il trecentesco Palazzo Chiaramonte. L'osteria è oggi sede del rettorato dell'università, ma fu anche l'ultima sede del Tribunale dell'Inquisizione spagnola in Sicilia, durata tre secoli, dal 1492 al 1782. Un periodo buio, a caccia di eretici, streghe e miscredenti, stregoni e negromanti, bestemmiatori e sodomiti. L'ossessione per il maligno si tradusse in un genocidio. Delle carceri del tribunale si seppe poco fino agli inizi del Novecento, perché il viceré Domenico Caracciolo fece bruciare gli archivi di Palermo. Nel 1906 la scoperta casuale dei graffiti dei detenuti nelle carceri costruite in un corpo adiacente ha permesso di far luce su quegli anni. Abbiamo due generi di fonti, due generi di documenti, entrambi indispensabili l'uno all'altro, quelli cartacei e quelli graffiti o disegnati sul muro. Questo rende questo carcere un unicum in particolare, perché tutti i prigionieri hanno cercato di lasciare una traccia del loro essere stati lì, che è una forma di protesta contro la desindividualizzazione. Tu lì non sei più nessuno, hai perso la tua identità, no? Invece io lascio il mio nome perché voglio dire: io qui fui, io qui sono stato. Entrare dentro le celle ripulite, musealizzate, dona ancora oggi una profonda emozione. Questo che nasce come un luogo di privazione della parola, come un luogo in cui non hai libertà di parole e di movimento, diventa, attraverso questo atto creativo, l'intenzionalità creatrice dei prigionieri, un luogo che parla, un luogo scritto. Hanno il colore rosso della ruggine scrostata dalle catene i graffiti dei carcerati dell'Inquisizione a Palermo. È una sorta di pantheon cristiano con i segni lasciati da religiosi, mercanti e marinai. Molti di loro di passaggio, giunti al centro del Mediterraneo, rimasero intrappolati nella rete oscurantista del tribunale spagnolo, costretti a abiurare e a mettere colpe inesistenti, a subire processi pubblici umilianti o a morire per le sofferenze patite in semi-oscurità per guardare, secondo i giudici, dentro le proprie coscienze. La qualità dei graffiti palermitani è straordinaria. Noi abbiamo una sorta di divina commedia dei graffiti europei. Sono un straordinario grido di libertà. La loro modernità è assoluta, perché non nascondono ma svelano innanzitutto come l'arte è un elemento liberatorio.
E poi capisci profondamente che nelle prigioni c'era l'intelligenza assoluta di quel periodo, perché scrivere in quei modi o dipingere in quei modi nel 1600 significava essere un'elite assoluta della cultura. Palermo era stata la città illuminata dove ebrei, musulmani e cristiani costruivano e dialogavano. Contaminazioni inaccettabili per i giudici del Santo Uffizio che costringevano con ogni mezzo al rispetto della fede cattolica, chiedendo la cieca devozione che non ammette dubbi. L'etnologo Giuseppe Pitre fu il primo a scorgere sotto la calce quei segni coperti dall'intonaco usato per il decoro dei nuovi uffici giudiziari e a chiamare quelle celle le carceri segrete e a definire i graffiti i messaggi di una generazione scomparsa. C'è un luogo fragile, con problemi per l'appunto di conservazione di questi disegni, e la parola d'ordine deve essere conservare, 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 perché le generazioni future possano aprire questa pagina di libri di storia. Il passato bussa alle nostre coscienze, i colori vanno sbiadendo dopo il loro ventennale svelamento. Ora si apre il dibattito sulla necessità di preservarlo, chiuderlo o restaurarlo per consegnarlo a chi verrà dopo di noi, a futura memoria. Due ore di auto da Catania o due e mezza da Palermo, Licata è lontana dalle rotte del turismo, ma raccogliere la sfida di lanciare qui un ristorante gourmet, Pino Cuttaia, un passato da operaio emigrato a Torino, la passione per la cucina lo riporta nel paese nativo, seguendo i profumi dell'infanzia. Il cece era anche un modo da bambino dove si giocava, perché si faceva anche un suono, no? Mentre li mangiavi. Cuttaia punta sul legame con il territorio e i prodotti della fiorente agricoltura. Senti qua, ma le nespole, quelle locali? Queste qua. Per il cuore del menù, però, sceglie il pesce. Per i piccoli pescatori della zona, tagliati fuori dalla grande distribuzione, è un'occasione. Il ristorante diventa un prezioso canale commerciale. In questo periodo si prendono delle seppie. Lui cerca il meglio del pesce. Come imbatto io lo porto. Così valorizziamo pure il pesce nostro, perché il pesce nostro è valorizzato poco. Quando un cuoco mette un pesce o un ingrediente nel suo ristorante, valorizza il prodotto, perché per cui diventa anche più nobile sul mercato. Lo chef sceglie e addestra il personale tra i giovani delle scuole di cucina, il resto lo fa l'atmosfera del locale. Oggi il ristorante di Pino Cuttaia è uno dei tre in Sicilia a vantare 2 stelle Michelin. I clienti arrivano da tutto il mondo. From South Korea. Dalla Corea del Sud, sì. È venuto apposta? Naturalmente. Abbiamo deciso di venire qua per provare questa esperienza. Poi c'è l'uovo di seppia, che è un must. Così un singolo ristorante alimenta una rete di piccoli produttori locali e trasforma Licata in una meta da visitare. Gente che magari a Licata non sarebbe mai arrivata, grazie a lui è arrivata a Licata e, come dire, di riflesso ne usufruiamo anche altri ristoratori. La nuova sfida si chiama Le Soste di Ulisse, rete integrata di 47 tra ristoratori, cantine, hotel e istituzioni culturali. Cuttaia è il presidente. La proposta per il punto 4 è quello di proseguire con i nostri press tour, organizzando a giugno quello nella Sicilia occidentale. Il direttivo si riunisce online e lancia iniziative per promuovere l'accoglienza nell'isola tra tradizione e fantasia, come i piatti di Cuttaia. Può sembrare un carpaccio di gambero, in realtà poi è una cipolla. Il fascino sta proprio nella valorizzazione di un ingrediente attraverso un'idea, attraverso una storia, di una cipolla che poi è diventata libera, come sono diventato libero io nel fare il mio lavoro. Da qui passava un'importantissima arteria, molto probabilmente una delle arterie che servivano come via nonarie per trasferire il grano dall'interno della Sicilia verso le coste, e che univa Assoro ed Agira, che erano importanti polis, verso Morgantina e più giù verso la costa sud. Costruito in una posizione strategica, il castello di Gresti, noto anche come Pietra Tagliata, si erge nelle campagne di Aedone, un luogo abitato per millenni,
romani, normanni, fino al Medioevo. Uno dei vani potrebbe far pensare all'esistenza di un cubiculum, cioè di un posto dove venivano, per così dire, ospitati gli schiavi dei grandi latifondi romani. Tra l'altro il castello sorge su una roccia che 33 milioni di anni fa si trovava in fondo al mare. Guardando bene si notano i segni indiretti delle onde e di quelle che allora erano alcune forme di vita marine. Peccato però che arrivarci sia un'impresa e le istituzioni abbiano più volte perso l'occasione di acquisirlo e aprirlo al pubblico. I crolli inoltre sono continui. Bisognerebbe intervenire, perché comunque almeno la fase medievale del monumento dovrebbe essere salvaguardata dall'eventualità del totale crollo della torre. E sarebbe veramente un peccato, perché è uno dei castelli rupestri del centro della Sicilia che ancora si mantiene in una maniera quasi completa dal punto di vista della leggibilità e del funzionamento del castello. Il castello di Gresti è un pezzo del patrimonio naturalistico e culturale del Geopark Rocca di Cerere, dal 2011 patrimonio UNESCO. Parliamo di circa 1300 km quadrati, tutti nella provincia di Enna, lungo l'elenco dei luoghi importanti solo in questa zona. Abbiamo la Villa Romana del Casale, abbiamo Morgantina, abbiamo il Museo Archeologico di Edone, ma abbiamo anche il Lago di Pergusa, abbiamo il Cozzo Matrice, insomma potrei fare un elenco straordinario. E poi c'è il castello di Pietratagliata, che geologicamente ho detto anche Castello Gresti, che è geologicamente straordinario. Lungo i suoi 761 ettari, la riserva di Torre Salsa custodisce uno dei tratti di costa meglio conservati della Sicilia, ma alle spalle di queste dune di sabbia finissima c'è un patrimonio naturalistico e geologico che merita di essere scoperto camminando. Sono delle forme particolari perché sono più arrotondate, sono più lavorate. La riserva, nata nel 2001, è gestita dal WWF a quattro sentieri. L'ultimo è stato inaugurato oggi. Ci permette di apprezzare non soltanto la geologia, ma anche il patrimonio faunistico e floristico. All'interno della riserva ci sono 430 specie floristiche e circa sono censite 130 specie di uccelli. È un sentiero che arriva fino alle dune sabbiose, dove è possibile apprezzare le falesie che digradano verso il mare, ma soprattutto questa sabbia fine che è ricchissima di biodiversità. A livello geologico qui il protagonista è il gesso, che con tutte le sue tante conformazioni modellate dagli agenti atmosferici ha contribuito a creare anche fenomeni di carsismo. Abbiamo degli esempi spiccati appunto di geositi, quale appunto quello del pantano di Torre Salsa, rappresenta un elemento sostanziale appunto per l'area. È un'area depressa, di una grande depressione carsica formatasi nei gessi, che rappresenta anche un unicum che con queste dimensioni in Sicilia è presente solo nell'area di Torre Salsa. Nel passato, qui come nelle province di Caltanissetta ed Enna, il gesso qui veniva estratto per la produzione di zolfo, dove una volta esisteva una cava abusiva, oggi però restano solo dei pinnacoli colonizzati dalla natura. La riserva è sempre aperta e accessibile liberamente, ma rispettando questo delicato ecosistema. È forse l'opera d'arte ambientale più estesa al mondo, con i suoi 80.000 metri quadrati di ampiezza. È il Grande Cretto, realizzato da Alberto Burri a Gibellina, il paese siciliano distrutto dal terremoto del Belice nel 1968. Tra il 1985 e il 1989 l'artista concepisce e avvia la composizione del cretto, concluso poi nel 2015, utilizzando il cemento bianco per inglobare e trasformare le macerie irrecuperabili della città vecchia in un ideale sudario rivolto alla memoria del tragico evento. Un memoriale di cemento dal fortissimo impatto emotivo, su cui poi l'artista ha ricostruito la pianta del centro storico del paese, trasformando le strade in solchi e dando vita così a una sorta di gigantesco labirinto. L'arte come memoria, il Grande Cretto custodisce al proprio interno, in termini fisici e metaforici, la traccia del passato e della vita della comunità di Gibellina sconvolta dal sisma. L'opera si estende in scala monumentale lungo il pendio della collina sulle macerie della città. Un modellino del cretto è ospitato nel ricco Museo d'Arte Contemporanea di Gibellina, che porta il nome di Ludovico Corrao, che da sindaco del paese puntò sull'arte e sul bello per la ricostruzione post-terremoto. Questo è il Grande Cretto di Alberto Burri ed è la più grande opera di land art al mondo. Ma è grande non solo perché
e 400 per 300 metri, ma perché è un valore simbolico importantissimo. Alberto Burri ha voluto distendere un velo bianco nel luogo della morte, nel luogo della catastrofe, e sotto questo velo c'è la vita perduta. Nel 2019 al Grande Cretto è stato anche dedicato un museo nell'ex chiesa di Santa Caterina rimasta indenne dal terremoto. Fotografie, documenti, plastici che raccontano la nascita e la genesi dell'opera che ha trasformato le macerie del sisma in simbolo di rinascita.